Questa immagine riprende la dimostrazione appena vista nel video precedente, ma in questa immagine in più ci sono gli orologi. Gli orologi con le lancette dove si vede lo scorrere del tempo e quindi anche la dilatazione dei tempi. La figura, l'immagine è divisa in due parti. Nella parte superiore c'è il punto di vista del treno dove sta fermo il righello, cioè il righello sta a bordo del treno, quindi è il punto di vista del sistema K'. Invece la seconda metà in basso della figura rappresenta il punto di vista della stazione, dove il righello è in moto con velocità V. Quindi nella prima parte calcoleremo la lunghezza di riposo del righello perché il righello appare fermo in quanto stiamo dentro il treno. Invece nella seconda parte misureremo la lunghezza del righello in movimento, perché il righello è visto dalla stazione, quindi rispetto alla stazione si muove il righello. Alla fine troveremo questa relazione che è la contrazione delle lunghezze, cioè la lunghezza del righello in moto è uguale a quella del righello fermo diviso gamma. Immaginiamo per semplicità questa situazione in cui la velocità del treno, o K', rispetto alla stazione è radice di 3 mezzi c. Quindi vuol dire che il treno va circa all'86,6% della velocità della luce. Questo valore è comodo perché il fattore di Lorentz gamma diventa uguale a 2. Cominciamo quindi a calcolare la lunghezza del righello a riposo. Ci mettiamo quindi nel treno, a guardare dal punto di vista del treno. Qui vediamo i due orologi che stanno all'estremità del righello. Questi due orologi sono, diciamo, il capotreno A', cioè l'origine del sistema di riferimento K', e l'altro orologio, sempre del treno, è A', si trova all'estremità del righello. Con il colore rosso ho disegnato sempre tutte le cose che riguardano il treno, con il colore nero sono tutte le cose della stazione. Qui vediamo infatti l'orologio centrale della stazione, possiamo chiamare l'orologio del capostazione O, che si trova nell'origine della stazione, infatti questo è il sistema di riferimento K. Questo orologio del capo stazione viaggia verso sinistra con velocità meno V perché stiamo guardando dal punto di vista del treno. E dopo un po' di tempo l'orologio del capo stazione arriverà, cioè passerà di fronte a tutto il righello del treno e arriverà all'altra estremità. Quindi i due eventi che dobbiamo considerare sono l'incontro del capotreno o del capostazione O con l'orologio A' del treno. Questo è il primo evento, A' e O si incontrano, e il secondo evento è il capostazione O che si incontra invece con il capotreno, cioè con l'altra estremità del righello. Quindi il secondo evento è O' e O si incontrano. Sarebbero questi due orologi, O' è l'orologio del capotreno e O l'orologio del capostazione. Immaginiamo che sul treno questi due incontri, quindi questo e questo, siano distanziati nel tempo da un secondo. Delta T' è un secondo, che vuol dire che tra il primo evento, questo incontro qui, e il secondo evento, le lancette che stanno degli orologi che stanno sul treno hanno percorso un secondo. Diciamo che un secondo in questo disegno è un quarto di giro. Quindi vediamo che le lancette puntavano in alto, adesso puntano a destra e gli orologi ovviamente sul treno sono sincronizzati perché stiamo guardando dal punto di vista del treno. Questi orologi hanno percorso un quarto di giro che corrisponde a un secondo, quindi delta T' è un secondo. Ora possiamo utilizzare queste misure per calcolare la lunghezza a riposo del righello. Utilizziamo la solita formula spazio percorso uguale velocità per tempo. In questo caso la velocità è la velocità dell'orologio O, che dal punto di vista del treno ha impiegato un secondo del treno a percorrere tutto il regolo. Quindi noi abbiamo che l'orologio O della stazione, visto dal treno, ha percorso una lunghezza pari al righello, una lunghezza che calcoliamo moltiplicando la velocità di questo orologio per il tempo che è trascorso sul treno. Il tempo trascorso sul treno è delta T' e la velocità dell'orologio O che ha attraversato tutto il righello è V, quindi V per delta T'. E così abbiamo calcolato la lunghezza del righello a riposo, cioè visto dal treno. Adesso passiamo all'altra descrizione, cioè ci mettiamo a guardare dal punto di vista della stazione. Lì vediamo il righello che,
si muove da questa posizione, scorre verso destra con velocità V e raggiunge quest'altra posizione. Cosa fa il righello? Passa tutto quanto, scorre davanti all'orologio del O della stazione, quindi l'orologio del capo stazione. Quali sono i due eventi di prima? Gli eventi sono sempre gli stessi. A prima si incontra con O, quindi questo è il primo evento, che è l'estremità destra del righello, dove c'è l'orologio a primo del treno, si incontra con l'orologio al centro della stazione O. Quindi questo evento è questo. A primo e O si incontrano. E tutte e due segnano l'istante 0, come vediamo in queste due figure. Qual è il secondo evento? Il secondo evento è che tutto il righello è passato davanti all'orologio del capo stazione e alla fine sarà l'altra estremità a trovarsi davanti al centro della stazione. Vediamo infatti che il capo stazione non si è mosso, questo è il punto di vista della stazione. Quindi l'orologio O è rimasto fermo, è stato il righello a scorrere. Quindi il secondo evento è quando davanti al capo stazione passa il capotreno, cioè passa all'altra estremità del righello, cioè l'orologio O'. Infatti vediamo che il secondo evento è capostazione e capotreno si incontrano, O' e O si incontrano, come abbiamo detto prima. Quindi secondo evento, O' e O si incontrano. Noi già sappiamo che sugli orologi del treno è passato un secondo, ma quanto tempo è passato invece sull'orologio del capostazione? Allora, siccome il capostazione ha usato un solo orologio per misurare i due eventi, perché? Perché i due eventi sono capitati lì dove si trova lui, cioè nello stesso posto della stazione, dove è il capostazione. E quindi lui ha usato un solo orologio e quindi ha misurato un tempo più breve. Ha misurato un tempo delta t pari a mezzo secondo, perché abbiamo fatto l'ipotesi che il fattore di Lorentz fosse 2. Quindi il capostazione, avendo usato un solo orologio, il suo, in quanto i due eventi, i due incontri sono avvenuti lì dove è lui, ha potuto misurare un tempo più breve, un tempo ridotto di un fattore 2, quindi mezzo secondo. Questo lo riconosciamo anche da come è piazzata la lancetta sull'orologio del capo stazione. Mentre gli orologi del treno hanno girato per un quarto di giro, che era un secondo, invece l'orologio del capo stazione, tra questa immagine e questa, o che è lo stesso, tra questa immagine e questa, quindi tra i due eventi, ha girato soltanto un ottavo di giro. Un ottavo di giro vuol dire mezzo secondo. Ora il capostazione utilizza questa sua misura, cioè mezzo secondo è l'intervallo di tempo secondo lui, tempo proprio, per misurare la lunghezza del righello in movimento, quindi la lunghezza L. Utilizza la stessa formula di prima, la lunghezza uguale velocità per tempo. Velocità è la velocità del righello che scorre davanti al capotreno, al capostazione. E il tempo, l'intervallo di tempo, è quello che ha misurato il capostazione, quindi delta t, cioè mezzo secondo. Ma questo delta t abbiamo appena detto che è contratto rispetto al tempo che è passato sul treno. È contratto perché si tratta di un tempo proprio, quindi è uguale al tempo che è passato sul treno diviso gamma. La relazione infatti è questa, è la dilatazione dei tempi. I tempi propri, delta t è un tempo proprio, sono più brevi dei tempi non propri, sono ridotti di un fattore gamma. Quindi al posto di delta t, il tempo misurato dal capo stazione, scriviamo il tempo che è trascorso sul treno diviso gamma. Ma v delta t primo, l'avevamo calcolato prima, era la lunghezza di riposo del righello. Quindi v delta t primo è L0 e quindi abbiamo alla fine che la lunghezza del righello in moto è uguale alla lunghezza del righello fermo, misurata sul treno, diviso il fattore di Lorentz. Quindi abbiamo dimostrato di nuovo la contrazione delle lunghezze.